questo mio intervento di questa sera, perché da mesi ho partecipato direttamente ai lavori per la formazione della coalizione, sia per il candidato a sindaco Giuseppe Bombara, sia per la lista Democrazia e Libertà. E poi perché anche spesso, insomma, camminando per le strade, ormai da anni i cittadini spesso mi chiedono ci sono novità o meno, insomma, purtroppo negli ultimi mesi pare che, pur parlando sempre con la verità, a qualcuno dà fastidio. Intanto voglio precisare, per quanto riguarda i contributi, ma più con contributi, la provincia concedeva la compartecipazione insieme al comune di Francavilla, in questo caso, che nella potestà che la presidenza del consiglio allora di Nomonea concordavamo appunto con dei programmi che portavamo insieme, quindi quei soldi servivano per realizzare dei programmi, tanto per precisare. Ma il problema è che ne poteva fare anche a meno per quanto riguarda le associazioni, perché grazie a questo sottoscritto Corso e Novalba si sono salvati. Il problema è l'associazione Atlantica. Estate 2009, degustazione purtroppo non potuta pagare. Estate 2010, in programma c'erano messi 3 degustazioni per l'arte dell'orto. Delle decine di gente che arrivava di fuori dice: ma questa degustazione non si fa la prima sera, la seconda sera, la terza sera, perché si vede che la promessa di qualche compartecipazione o contributo non è arrivata, e quindi addio degustazione. Poi purtroppo ancora una volta, per quanto riguarda il carnevale 2010, è successa una cosa ancora irrisolvibile secondo me. Il comune liquida nel mese d'agosto 2011 il carnevale 2010, ma purtroppo ancora 10.000 euro che riguardavano tutti i premi quell'associazione ancora non li ha potute dare a chi aveva partecipato al carnevale 2010. Poi andiamo per quanto riguarda il programma, prima un accenno che nel 2007 aveva presentato il sindaco. Istituire un tavolo tecnico composto dai cittadini e dai rappresentanti delle istituzioni che coordini le manifestazioni sportive, culturali, musicali e folcloristiche, come infatti si è realizzato. Comandava solo lui, non c'era né un comitato e non niente. Poi acquisizione, restauro e fruizione dei beni culturali in possesso da altri enti, e cioè Chiesa dello Spirito Santo, San Rocco, Santissima Trinità, San Francesco, e poi realizzazione di un centro per la musica, valorizzazione dei talenti artistici e musicali. Ne avete viste di queste cose? Completamente. Edilizia pubblica. Trasformazione della struttura portante dell'ex pretura in caserma dei carabinieri con annessi alloggi ed autoparco. Ancora c'è sempre il solito scheletro là. Realizzazione di moderne e più efficienti reti di distribuzione dell'acqua irrigua, così da consentire anche attività serricole e di agricoltura intensiva. Anche qui si sta seccando tutto nelle campagne. Ampliamento dell'area artigianale, attuazione dell'area commerciale, realizzazione di un ufficio a supporto degli operatori artigiani, imprenditori e commercianti. E dov'è questo ufficio? Non è mai esistito. Impianti sportivi. Ammodernamento e recupero del campo di calcio, tennis, basket e locali annessi. Alla faccia! Alla faccia! Tutte le squadre che vengono a giocare là in quei spogliatoi, ma veramente, insomma, che immagine diamo al nostro comune? Poi individuazione di un'area da destinare a piscina coperta. L'unica cosa che ha realizzato, manca solo la ringhierina, quindi state attenti a non cadere in acqua, eh? State attenti.
realizzazione di una pista di atletica con annesso campo polivalente e per finire realizzazione poligono di tiro con l'arco. Oh. Progetti. Anche qui vuole confondere il sindaco, vuole confondere veramente, perché quello che nei giorni passati i progetti che parlava la lista Democrazia e Libertà non erano affatto quello che ha detto lui qua, completamente, forse riguardano i primi 5 anni, non lo so, perché tutti gli altri progetti sono stati realizzati sul bilancio comunale per circa 200.000 euro sotto forma di beneficenza pubblica in vista della campagna elettorale, e che sono stati tutti approvati fra il 29 e il 30 di dicembre. In qualcuno di questi addirittura doveva iniziare a dicembre, ma se eravamo già il 30, e poi di quanti giorni è formato questo mese di dicembre? E vi porto pure un esempio: in tutto l'anno la giunta comunale ha deliberato per 159 delibere, guarda caso soltanto nel mese di dicembre ne ha deliberate 50, quindi negli altri mesi la media di 10-11, l'ultimo giorno dell'anno 50 delibere di giunta. E questa che è programmazione seria di un'amministrazione. Quei soldi erano lì da tutto l'anno, specialmente da 15 luglio che era stato approvato il bilancio di previsione. Questa non è un'amministrazione che sa programmare le cose, però. Sempre quindi allora c'è il dubbio in vista sempre di campagna elettorale. Pari opportunità, 39.000 euro, quelli spiccioli li lascio stare. Progetto socio-educativo, progetto recupero bene culturale, emergenza socio-assistenziale, sviluppo economico, laboratorio teatrale. Anche questo doveva iniziare a dicembre, ma guarda caso in una locandina fuori c'era scritto che le iscrizioni partivano dal 23 febbraio 2012 a 6/3/2012. E come, doveva iniziare a dicembre e ancora a marzo quasi finivano le iscrizioni? Tutti presso Palazzo Cognoli. Queste iscrizioni, in tal sede sarà possibile anche chiedere informazioni e dialogare sulla possibilità di un futuro artistico. In 6 mesi saremmo diventati tutti attori di teatro. Costo di questi progetti, ripeto, circa 200.000 euro, statale carico del comune di Francavilla. Allora, per finire, venivano fatti apposta, cioè dire, si doveva mettere quasi obbligatorio che iniziamo a dicembre, se no il ragioniere non avrebbe messo parere, per far capire che erano accavallate fra i 2 anni. E allora, perché dico sotto forma di beneficenza? Questo è il titolo primo. Spese correnti, funzioni nel settore sociale, trasferimenti, assistenza, beneficenza pubblica e servizi alle persone, perché in effetti sono state come delle beneficenze. Questo erano, ripeto, i progetti e non quello che diceva il sindaco, è tutta un'altra cosa. Ora accorcio un pochettino, insomma, per l'orario un po' tardi, precisando dal mio punto di vista per quanto riguarda la scuola materna. Da qualche anno già il primo piano, come sapete, viene utilizzato da una selezione in comodato d'uso. Per quanto riguarda invece il piano terra, il 28 marzo 2011 arriva al comune una richiesta da parte di un'associazione di Catania, esattamente la CEFOR, Centro Formazione Regionale. Io non lo so, ha nominato una persona di Francavilla che non lo ripeto, io non la conosco qua, la firma in questa istanza è di tutta un'altra persona come presidente, di cui ha l'oggetto istanza di locazione dei locali ex scuola media materna di Francavilla di Sicilia piano terra, quindi un'associazione di Catania che sa che si tratta di ex scuola media e di piano terra pure, materna, scusate, scuola materna, grazie. La giunta municipale 3 giorni dopo, con delibera numero 28, ha approvato lo schema di contratto di locazione al costo di 1.430,60 euro al mese, scadenza del contratto 31 dicembre 2015, subito dopo 3 giorni,
ma sicuramente era già predisposta allora, secondo me. Ora, ma non è che questo è un reato, è un qualcosa contro il reato, per assoluto, è una scelta politica. L'articolo 6 recita così: i locali in oggetto della locazione sono attualmente non utilizzati. Il comune si impegna ad eseguire i lavori che si sono resi necessari da non utilizzo dei locali in tempo utile per l'inizio dei corsi di formazione. Nel caso che per qualsiasi motivo il comune non sia in grado di eseguire i lavori in tempo utile per l'inizio dei corsi di formazione, il presente contratto si intende privo di effetto e cessato di fatto. Quindi, se non è stato concesso è perché non sono stati fatti i lavori in tempo utile. Per quanto riguarda questi lavori, fino al mese di dicembre non sono stati fatti e non abbiamo una data di scadenza dei corsi di formazione, non c'era scritto quando scadevano i termini, quindi non sapevamo a dicembre se quel contratto di locazione era valido o no. Sta di fatto però che la giunta municipale il 15 dicembre 2011 con delibera numero 123 ha approvato un progetto per i lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico finalizzati alla rifunzionalizzazione della struttura per la didattica e la formazione. A distanza di 5-15 giorni, ed esattamente il 29 dicembre, il responsabile dell'area tecnica, correttamente, con determina numero 430, affidava giustamente il lavoro ad una ditta, allegando sia la planimetria che la relazione tecnica. Verso la fine di marzo, poi, pare che ci sia stata una riunione con i genitori e contemporaneamente si vociferava che avrebbe dovuto avere gli stessi locali un'altra associazione. E di qui il sospetto, ed è a quel punto che, leggendo attentamente l'affidamento dei lavori e la relazione tecnica con la dicitura, è intenzione dell'amministrazione comunale innanzitutto di eseguire una serie di opere di manutenzione straordinarie e quindi utilizzarlo sempre come struttura didattica, ma con utilizzi anche per attività di formazione varia ed iniziativa privata, quindi due cose completamente incompatibili. Quindi volevo prendere forse in vista dell'elezione due piccioni con una fava. Punto 6. Realizzazione di due nuovi servizi igienici adiacenti all'esistente per disabili. Punto 7. Chiusura temporanea dei locali servizi igienici per bambini e della cucina con utilizzo solo a ripostiglio. La cucina deve andare a un ripostiglio, quindi. Ed è proprio a questo punto che i quattro consiglieri informavano i genitori e subito dopo hanno chiesto la revoca della determina. Il sindaco, una lettera datata 5/4/2012, rispondeva al vicepresidente del consiglio Lucia Camoglia, al gruppo consigliare Paese Libero, scrivendo così precisa che non si è formalizzato l'atto di cui alla delibera di convenzione e cioè nessuna cessione dell'immobile è mai avvenuta perché non erano stati fatti i lavori. Ma i lavori che ora si stavano facendo era indirizzata verso quel tipo di attività. Ma perché non è così? L'immobile non è stato concesso perché non sono stati eseguiti i lavori in tempo utile come cita l'articolo 6 della convenzione. Quindi quello che secondo me volevano realizzare erano proprio di renderla idonea per i corsi di formazione professionale. Ma la lettera del consigliere a quella del dirigente scolastico di qualche mese prima ha fatto fare un passo indietro. Io penso questo perché altrimenti non c'era motivo di chiudere temporaneamente i servizi igienici dei bambini e la cucina doveva diventare un ripostiglio. Quindi giusta la richiesta di revoca e giusto l'impegno politico da parte della lista Democrazia e Libertà con il candidato al sindaco Giuseppe Bombara per la priorità del ripristino dell'edificio della scuola materna, naturalmente di comune accordo in caso di vittoria con il responsabile del servizio e la ditta che deve eseguire i lavori. Questa sarà una delle nostre scelte politiche prioritarie. Grazie, e ora passo la parola a qualche altro.